Buongiorno a tutti. Oggi ci occuperemo delle attività artistiche. La produzione di un'opera d'arte, ma anche semplicemente l'osservazione di un'opera d'arte, possono rappresentare dei momenti che favoriscono il benessere fisico, emotivo e cognitivo delle persone. Quindi, in questo momento di emergenza sanitaria, in cui ci sentiamo scoraggiati, spaventati e soli, l'arte ci può aiutare molto e vediamo perché. In primo luogo è un'attività occupazionale e tutti sappiamo quanto sia importante per ognuno di noi sentirsi occupati e dare un senso alla nostra giornata. Inoltre, le attività artistiche possono aiutarci anche a fronteggiare momenti difficili, di scoraggiamento, di ansia e di depressione, perché l'arte suscita emozioni piacevoli. Quindi ci permette di esprimere la nostra individualità, di valorizzare il nostro senso di autostima. Infine, le attività artistiche possono stimolare anche le nostre capacità cognitive, in quanto impegnano la nostra mente, esercitano l'attenzione e la concentrazione su un compito. Infine, le immagini possono anche risvegliare sensazioni, emozioni e ricordi del passato. Quindi, in questo periodo di isolamento, vi consigliamo di dedicare qualche ora della giornata ad alcune attività artistiche, come una sorta di laboratorio artistico a domicilio che potete svolgere in maniera individuale, autonoma, oppure condividere con i vostri familiari. Il laboratorio può essere realizzato con i materiali che avete a disposizione a casa, per esempio matite, pennarelli, fogli, giornali, cibi e così via. Vi proporremo quindi degli esempi. Tutte le vostre produzioni artistiche, infine, possono essere raccolte in un album, una sorta di catalogo personale, che una volta finito l'isolamento potete mostrare a tutti i vostri familiari ed amici che non vedete da tanto tempo. E quindi sarà un'ottima occasione per ritrovarsi finalmente insieme e condividere qualcosa. Vediamo quindi alcune proposte. In primo luogo proponiamo l'attività del colorare. L'attività del colorare è molto facile da realizzare ed è alla portata di tutti. Bastano matite, pennarelli, tempere, acquarelli. Quando ci dedichiamo ad un'attività pratica e manuale come il colorare, la nostra mente si distende, si libera dai pensieri. Il colorare aiuta ad alleggerire la tensione. Inoltre, il colore ha già di per sé un effetto terapeutico. Esiste infatti una disciplina molto antica, la cromoterapia, che ha sempre studiato l'influenza esercitata dai colori sul nostro organismo. Quindi vediamo quali attività possiamo fare con il colorare. Dunque, in primo luogo possiamo colorare un quadro famoso di nostro gradimento. Questo tipo di attività coniuga il piacere del colorare con gli effetti benefici che ci sono nel godere di un'opera d'arte. Sappiamo infatti, gli studi ci dicono che quando ammiriamo un'opera d'arte si attivano gli stessi meccanismi neurobiologici dell'innamoramento, per cui si producono sensazioni piacevoli. Ognuno di noi ha il proprio pittore preferito. La rete mette a disposizione tantissimi quadri di pittori famosi da colorare anche gratuitamente. Scegliete il vostro quadro preferito, stampatelo e dedicate un po' di tempo a colorarlo. Potete rimanere fedeli ai colori dell'autore oppure potete azzardare anche vostre interpretazioni e vedrete quanti capolavori potrete mettere nel vostro catalogo.
Un'altra attività può essere quella di colorare un mandala. Il mandala è una forma di arte molto antica, diffusa in alcune tradizioni spirituali, quali l'induismo e il buddismo, per aiutare la meditazione. Consiste in una figura più o meno concentrica che rappresenta l'universo e l'origine del cosmo e riesce a tranquillizzare tutti coloro che la disegnano, a infondere serenità, pace e armonia con il mondo intero. Attualmente i mandala sono diffusi anche in Occidente e sulla rete se ne possono trovare tanti gratuitamente, anche molto gradevoli dal punto di vista estetico. Scegliete quello che risponde maggiormente al vostro gusto, stampatelo e passate un po' di tempo a colorarlo. Vedrete che vi sentirete sicuramente meglio. Poi ci sono tutte le attività di modellazione. Le attività di modellazione possono essere fatte con materiali di vario genere, l'argilla, la plastilina. Hanno un grande valore terapeutico sullo stato psichico. Infatti, il contatto con i materiali malleabili, manipolabili, è rasserenante e distensivo. L'attività permette di dare libero sfogo all'immaginazione e alla fantasia, di manifestare le emozioni più profonde, di provare gioia nel vedere compiuta la realizzazione di un oggetto. Se non abbiamo a disposizione materiali da manipolare, quali argilla e plastilina, possiamo creare un materiale naturale, innocuo, con ingredienti che abbiamo a casa, in cucina, la pasta di sale. Di ricette ne esistono tantissime, basta cercare sulla rete. Preparate l'impasto e provate a creare innumerevoli oggetti di vostra fantasia. Infine, per gli appassionati, saprete sicuramente che in questo periodo molti musei mettono a disposizione i tour virtuali da casa. Visitare un museo può essere un'attività molto piacevole e ci permette di passare un pomeriggio. Inoltre rappresenta anche un'ottima occasione di stimolazione cognitiva. Infatti, alla fine della visita ci sentiremo tutti molto soddisfatti perché avremo imparato cose nuove e perché avremo apprezzato veramente la bellezza. Oppure possiamo dedicare tempo a consultare cataloghi e a seguire video che ci raccontano di artisti famosi, per esempio Raffaello, visto che sono 500 anni dalla sua morte. E questo tipo di attività può risultare di grande interesse non solo dal punto di vista estetico, ma anche storico e culturale.